Allora, volevo solo dare un contributo se serviva alla... Cioè io ho fatto, siccome pure io mi chiedevo come si fa a vivere con solo frutta, anche se scientificamente l'anatomia comparata fa vedere che non siamo erbivori, non siamo granivori come gli uccelli, noi mangiamo semi come se fossimo uccelli granivori, ma la gallina può mangiare il grano, lo mangia crudo perché ha un ingluvio, ha un ventriglio, un proventriglio, tutto un sistema digerente fatto per i semi, infatti siamo uccelli granivori. E apposta, noi non siamo né granivori, né erbivori, né carnivori, cioè non abbiamo niente sulla seconda, tutta la domenica comparata, dettagliata, che volevo studiare all'università perché volevo capirci meglio cos'è il fruttarismo, ma questo qui va a chiamare fruttarismo, come fanno a campare, c'ha pochissime proteine la frutta e c'ha tutte le cose. Poi andando a studiare tutti i nutrienti uno per uno mi sono reso conto che la frutta ha tutto, tutti gli aminoacidi essenziali, anche tutti quelli non essenziali, anche una sola ciliegia, una mela, eccetera. Però era la quantità che mi stupiva, che era poca, e in effetti la carne c'è il 20%, i cereali stanno intorno al 10%, la frutta è intorno a 1%. Come si può campare con 20 volte meno proteine la carne o 10 volte meno i cereali? E lì poi scienza alimentazione sono uscite fuori degli ultimi studi che hanno fatto vedere che c'è il fabbisogno proteico, in realtà dipende dall'usura proteica, che dipende a sua volta anche dall'acidosi e perché un organismo che mangia carne, pesce, uova, formaggi, latte sta talmente in acidosi che la sua proteica in effetti è 10-15 volte maggiore. Ecco perché il fruttariano che ha poi si è visto appunto quando l'usura proteica si abbassa a livelli talmente abbassa il fabbisogno proteico a tal punto che in effetti un fruttariano ha un fabbisogno proteico che è 10-15 volte in meno infatti dell'onnivoro, e questo si può cominciare adesso a considerare la scienza dell'alimentazione, si chiama fabbisogno proteico indotto, tutto quello che è oltre il fabbisogno proteico di base. E quindi alla fine ho voluto fare gli esperimenti su me stesso perché non potevo crederci, fino a che ho fatto anche 2 anni e mezzo di solo frutta, e con mio stupore pensavo che dovevo mangiare 10 kg di frutta all'inizio, come al solito, come con tutti quelli che iniziano, siamo terrorizzati da questi numeri, fabbisogno proteico eccetera. Poi in realtà ti accorgi che l'organismo stesso ti dice guarda che mi stai dando una cosa che non mi consuma le proteine, per cui mi puoi dare pochissime proteine, addirittura quelle della mela bastano. Ho trovato un equilibrio di peso, anche peso costante, 73 kg per oltre 2 anni e mezzo, tranquillo, salute perfetta, ottimo tutto quanto, con l'aggiunta però di giorno frutta dolce, ovviamente, e la sera però frutta grassa, proteica, tipo avocado, anche olive, che hanno proteine, grasse, eccetera, anche un po' d'olio volendo, e poi frutta ortaggio, dolce, trioli, zucchine che hanno 3% di proteine, che una zucchina di Tretti e mezza bistecca con proteine, perché l'avocado anche ha molte proteine. Quindi alla fine mi sono trovato, ecco, devo dire, un'esperienza frutterismo che per me era una cosa fantascientifica. La prima volta che ho sentito la parola fruttariani ho pensato, oddio, quanto campano questi, cioè, mi sembrava assurdo. E poi approfondendo la cosa ho visto che anzi il sistema nostro è un sistema digerente fruttivoro, addirittura non frugivoro, che non siamo nemmeno adatti non abbiamo la cellulosa per digerire la cellulosa delle piante, come hanno gli erbivori, che hanno tutto un sistema completamente di alimentatura selenodonta, fatta a selenio che viene dalla luna, no? Dalla raspa, che serve per macerare l'erba, poi hanno un sistema digerente molto diverso. Noi abbiamo un'entratura bunodonta, come tutte le altre scimmie, adatta alla frutta, eccetera. Quindi abbiamo un sistema, una macchina proprio a frutta, la nostra benzina naturale è il frutto. Poi, ecco, infatti tutte le volte che adesso riesco fuori dalla frutta sento cose che adesso sto al 90% frutta, perché l'unico problema è il lato sociale, cioè che tu ti senti solo, quando vai poi a tavola con gli amici che tu stai con la tua frutta, però loro si spravaccano di pasta asciutta, pizza, eccetera, che è come uscire dalla droga. Tu senti proprio il tuo organismo, è il tuo organismo che ti dice quel cibo, quello che noi chiamiamo cibo normalmente, in realtà per la nostra specie non è cibo. La carne è cibo per carnivori, cibo per cani, il pesce cibo per gatti, le uova cibo per serpenti, i serpenti sono adatti alle uova, sono tutti per digerenti, il latte cibo per lattanti, no? Come distretto. E i cereali però nessuno considera sono cibo per uccelli granivori, quindi cibo per galline, cibo per i legumi, cibo per piccioni, cose del genere, i semi oleosi, noci, nocciole, mandorle, quando sono andato a vedere per quali animali sono adatti, qual è il sistema digerente adatto ai semi oleosi,
Esatto, subito sono gli rovinatori. Gli sfogliatoli, mangiano i semi, noci, nocciole, via cibo, per rovinatori hanno una dentatura a scalpo d'onta, si possono mangiare, noi abbiamo bisogno di schiaccianoci, cose, strumenti, o comunque dobbiamo, no, anche le mandorle sono durissime. Quindi loro invece con i denti, che scalpello, hanno una dentatura proprio a scalpello, fatta apposta, un sistema igienico perfetto. E non siamo nemmeno erbivori, no? Cioè questo, quindi non c'è bisogno di mangiare solo frutta, però ecco, ma che uno per stare bene può mettere al centro l'alimento adatto alla nostra specie, poi no? Può variare a seconda di quello che riesce a fare, se il tuo organismo però ti consente di fare solo frutta e non ti dà altre, sappi che stai in una situazione in cui non conoscerai più nemmeno un raffreddore, un medico, un vicino, io quando so queste cose proprio non so neanche più cosa hai detto, un raffreddore, un mal di testa, un mal di stomaco, niente. Ecco, la mela è importante. Ti ringrazio per la tua esperienza, è sicuramente interessante. Sarebbero tante considerazioni. La prima che mi viene in mente è che, ripeto, quando uno fa un'esperienza e sta bene, già questo no? Dimostra di per se stesso. Quello che dal mio punto di vista, no? Che sono un educatore, l'educatore alimentare che segue le persone nel loro passaggio, nella loro trasformazione, dal mio punto di vista devo ovviamente rispettare il livello di disponibilità al cambiamento della persona, la quale poi, una volta che riceve queste informazioni, devo assicurarmi che le stia mettendo in pratica nel modo giusto, corretto, perché non tutte le persone hanno la capacità di ascoltarsi, di capire che cosa sta succedendo dentro, di monitorarsi, quindi se uno è capace di farlo, io sono tranquillo, perché uno fa un esperimento su di sé, però vede che se va bene lo continua, se va bene la giusta. Ci sono persone che non hanno questa sensibilità, vanno rieducate, no? Quindi va risvegliato quell'istinto, quindi vanno riportate a occuparsi di loro stessi e a dare un occhio, a guardarsi in un modo nuovo, diverso. E quindi io dico, qualunque passo in quella direzione, anche se non sarà quello definitivo, perché siamo in evoluzione, tutto è in... va bene, va bene. Quindi sì, a livello personale accetto, sposo totalmente la tua esperienza, a livello di massa dico il cereale, per esempio, se tu ti mangi la pasta è una cosa, se ti mangi il cereale in chicco è un'altra, se ti mangi il cereale in chicco germogliato è ancora un'altra ancora, e tu puoi verificare i vantaggi e i benefici di questo sul tuo organismo. Eventualmente paragonarli con uno che fa una scelta estrema o adatta a sé, adesso non voglio usare un termine che poi magari sembra denigratorio, però voglio dire una scelta che è individuale. Quando tu la applichi alla massa scopri devi per forza avere un linguaggio che possa andare bene per tutti e che hai la responsabilità. Noi diciamo delle parole, cioè, faccio un esempio solo. Io ho conosciuto una persona, che forse avete sentito parlare, si chiama Jasmine, l'ho conosciuta di persona, anche lui l'ho conosciuta, e lei dice delle cose, allora è una persona che dice, dichiara di vive, e non ci sono motivi di dubitarne, una prova contraria, che vive senza mangiare da più di 10 anni ormai, perché l'ho conosciuta quando era 8 anni che non mangiava. Si sarebbe aspettato uno di vedere una persona magra, anoressica, invece era bella rotondetta, insomma stava bene, una bella donna, bene, cioè, non avresti potuto dire nulla, cioè sembrava una che mangiasse normalmente, sapeva che mangiava, e come campava, questa lei teneva i seminari, ha scritto dei libri su questo, no? Quindi era una che praticava. Faceva parte di un gruppo che si chiama Bretariani, gruppo canadese, se non sbaglio, del Canada, Bretariani, che avevano ricevuto degli insegnamenti particolari da qualche maestro antico, insegnamenti antichi, che avevano attraverso tecniche di meditazione, di respirazione, yoga e quant'altro, avevano attivato un qualcosa. Allora io dico, dal punto di vista teorico,
ci sta? Cioè, scientificamente si potrebbe anche pensare che è così. Faccio un esempio. Le proteine sono fatte da 4 elementi. Carbonio, ossigeno, idrogeno e azoto. E dove stanno? I grassi sono fatti da 3: idrogeno, carbonio, ossigeno. I zuccheri, idrogeno, carbonio, ossigeno. Che si combinano in modo diverso e danno luogo a queste sostanze che apparentemente sono diverse, no? Quindi grassi, zuccheri e proteine. Allora, carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto. Dove stanno? Guardiamo l'aria. Allora, l'aria all'80% è azoto. C'è l'anidride carbonica, e quindi CO2, quindi c'è il carbonio, c'è l'ossigeno, quindi azoto, idrogeno, carbonio, idrogeno e ossigeno. Ci sono tutti questi 4 elementi, tra aria e acqua. Ora, il punto è, l'acqua poi contiene anche i minerali. Se si attiva qualcosa nell'organismo, nel cervello, nel DNA, sapete che si dice che noi abbiamo il 90% del DNA, DNA spazzatura lo chiamano, cioè siamo una spazzatura che non sappiamo a cosa funziona, a cosa serva, ma in realtà, come Einstein diceva, usiamo solo il 5-10% delle nostre facoltà, probabilmente si riferiva alle sue, perché io penso che mediamente il 3-4% già siamo anche abbastanza esosi. Delle facoltà, quindi vuol dire che c'è un 90% come minimo di potenzialità dentro di noi che non sappiamo che cosa potremmo fare, dove potremmo arrivare con l'evoluzione, no? Quindi che ci siano delle persone che si spingono nella loro ricerca e riescono ad attivare delle esperienze di santi, per esempio, che facevano dei digiuni di anni, non mangiavo, c'era una santa, non ricordo il nome, che ha digiunato per 6 anni, cioè, questi non morivano. Santa Davila, forse. Santa Davila, bravo. Questi non morivano, cioè, allora io dico, ecco, lui ha detto una frase prima, diceva, io ho mantenuto il peso. Questo è già un ottimo indicatore. Se uno smette di mangiare e mantiene il peso, vuol dire che il suo organismo riesce a prendere da qualche parte e a costruire dentro di sé le proteine, i grassi, gli zuccheri di cui ha bisogno, perché comunque ha bisogno di qualcosa per vivere. Se riesce dall'aria, buon per lui, io non sono capace. Allora chi riesce, vada avanti, faccia da esempio, lo spieghi agli altri, però non imponga agli altri, costringa agli altri o pensi lui stesso che tutti lo possono fare, perché qualcuno seguendo Jasmine è morto, ha fatto, si è convinto ed è morto. Se una persona è una persona che usa l'intelligenza, fa, vede che sta perdendo peso, che sta dimagrendo, che non ce la fa e cambia e riprende, ma siccome tra la massa ci sono persone che non hanno sviluppato quel tipo di intelligenza e di sensibilità, io, nella mia responsabilità di educatore, mi sento il dovere di arrivare, di dire a tutti quello che tutti possono fare senza problemi e senza rischi. Tutti quelli che siete qui possono adottare un sistema di alimentazione come quello che vi ho proposto nel mio libro o che avete sentito dire anche da altri, non solo da me. Dopodiché io posso fare anche delle esperienze diverse da quelle che vi sto insegnando, nel senso che intanto vado avanti, sperimento delle cose, poi magari sarà il momento di poterle dire a una massa. Questa è per la mia etica personale, però è giusto che chi fa una sua esperienza lo dica. Sono solo breve, per chiudere volevo dire, mi sono dimenticato, è ovvio che in una società come questa è difficilissimo essere vegetariani, lo ammetto, perché, ma solamente perché sei circondato di gente che non lo è, perché quando facevamo i raduni dove tutti, facevamo anche un mese, tutti vegetariani, è facilissimo, quindi ho scoperto che c'è un meccanismo sociale in cui noi siamo in una rete sociale, siamo coinvolti, per cui se stai a tavola con fruttariani diventa banalissimo fare due tutta, non senti fame, non senti voglia, non senti niente. È come uscire dal fumo in una sala per fumatori, non ce la fai, cioè devi uscire dal fumo, devi andare in un posto dove
è meglio che non fumo. È la stessa cosa, quindi ora l'unica cosa, ecco, quello che secondo me il messaggio che dobbiamo mandare, secondo me, per fare del bene alle persone, innanzitutto è dirgli la verità, cioè il nostro corpo ha una struttura digerente tipica dei primati antropomorfi, cioè della struttura tipica degli animali frugivori. Poi, dopodiché, uno è libero di mangiare anche cibo per galline, che noi chiamiamo pasta, pane, pizza, che tutto deriva dal tutto di grano, cibo per polli, cosa danno nei mangimi? Cioè, dobbiamo dire la verità, cioè, momento, questo non significa che uno non li deve mangiare per forza, però devi dirgli la verità, non è un cibo adatto alla tua specie. Dopodiché, uno può essere libero di, ovviamente, siccome siamo una società troppo lontana da quello, perché la mucca, per esempio, non è estremista se mangia solo erba, nessuno direbbe a una mucca che mangia solo erba sia estremista, cioè ogni animale che mangia cibo adatto alla sua specie non è estremista. Infatti quando un italiano viene tacciato di estremismo, in realtà lui sta facendo quello che sta una scimmia in mezzo alla foresta, ma la scimmia che mangia solo frutta in mezzo alla foresta non è estremista, è normale. La persona normale, purtroppo, in una società estremista, cioè che mangia all'estremo opposto di quello che dovremmo fare, è lui considerato estremista. In realtà lui è l'unica persona normale che vuole essere normale, semplice. Perché la semplicità oggi è vista come estremismo, come se può fare una vita semplice, no? È semplice, che poi tra l'altro è anche un modo per uscire dal lavoro, perché se uno diventa credente fruttariano gli basta un frutteto e vive, no? E non c'è più bisogno di andare a lavorare per vivere, i soldi. Il sistema capitalistico si basa sull'onnivorismo, infatti, perché tutti sono costretti ad andare a lavorare e si forma il capitalismo. Quindi conclusione vuol dire, uno deve dire la verità, il nostro sistema ingerente è la struttura tipica dell'animale principio. Dopodiché devi sapere che se mi sono per cibo per scoiattoli, il grano cibo per galline, per tale, tutto il e devi dire questa verità, perché è una verità zoologica, scientifica, banale, anche perché. Abbiamo detto Dopodiché uno, siccome veniamo da troppo lontano, dall'onnivorismo che è sapete che sono opposto, allora uno deve dire, in base uno mette al centro la frutta, conviene, no? E poi se non ci riesce magari la sera ti fa pure un bel piatto di pasta, di riso, di patate o di comunque verdure, eccetera. Però sappi che se fai almeno che 3 pasti, 2 li fai con cibo adatto alla tua specie, frutta, magari inizi la mattina con frullato, macedonia, invece di queste schifezze che mangiamo, e poi a pranzo, no, per dire adesso faccio, e uno lo fai vegan, no, con ecco, tutta l'impostazione, già hai lavorato per 2/3 per la tua salute, per la, quindi insomma non c'è bisogno di farlo per farlo al 100%. E poi diciamo non mi piace un minuto, non mi piace comunque neanche essere catalogato, no? Essere vegan, vegetariano, cioè è bello che no, cioè uno diciamo, fa una scelta esatto in base al momento, cioè al livello di coscienza che ha la persona in quel momento lì. Allora siamo d'accordo sul fatto che l'estremismo è dalla parte di chi, da chi è più lontano dalla propria natura, cioè chi si allontana più dalla propria natura sta facendo qualcosa di estremo, no? Quindi se tutte le cose che abbiamo detto, grazie alle domande, ai contributi di tutti, qualcosa è risuonato dentro di voi, uno può cominciare da oggi, da stasera, a fare qualche piccolo cambiamento nella giusta direzione, senza sentirsi, no, di dover, se non me la sentite, perché io sono di quelli che se capisce una cosa cambia subito, no? Però sono quelli che hanno bisogno del loro tempo, quindi diamo il tempo a tutti di cambiare, ma non fate passare troppo tempo, però, perché se poi passa troppo tempo anche quell'attimo di consapevolezza che magari si accende poi tende un po' a svolgere.